Quando fuggiamo via, ci serve un rifugio. Un posto dove niente può toccarci. Ma non si scappa dalle domande. Quelle ti seguono ovunque. Mi legge nel pensiero. Dalle prove più oscure. Là fuori. Una promessa che non ho mai rimpianto. Dove sarà? Non avevo trovato un indizio sulla chiesa nell'appartamento. Padre, posso rimanere qui per qualche giorno? Ma certo, cara, la chiesa aiuta sempre i bisognosi. C'è una vecchia mansarda dove puoi restare. Quanto vuoi. Vive in mansarda? Meglio che vada a controllare. La mansarda deve essere per di qua. Non so, Angie. Brian è adorabile, ma sono un po' preoccupata per la sua famiglia. Anche se poi Brian è una bravissima persona. Sciogato, vai via! La reazione funziona? Certo, signore, so. Non la vede la plastica? Secondo lei quanta plastica c'era a Plymouth Rock? Non stanno insieme da liceo, anche se lo pensano. Ma
Speravo che mio figlio incontrasse una brava ragazza irlandese a Dublino e invece ha conosciuto Shelley a Firenze. È imparentata con i padri pellegrini. Ci siamo stabiliti a Salem. Abbiamo praticamente inventato noi. L'ho trovata finalmente. Perché non trovo mai le chiavi quando devo uscire? Come scopro quello che sa? Se ti azzardi a possedermi di nuovo, io ti... Non me ne frega niente delle tue questioni in sospeso. Aspetta. Hai capito? Sto cercando il mio assassino, ok? Lo stesso che ha cercato di attaccarti un'ora fa. E se... Un minuto. Puoi vedermi e sentirmi? Oh, merda. Ma sei una medium. Beh, sono o no il più fortunato del mondo. Ho trovato l'aiutante perfetta. Ma perché quelli come te ce l'hanno con la mia famiglia? Aiutare i poliziotti a fare il loro mestiere non è un privilegio. È una trappola. Non sei un informatore, né un collega, né un amico. Non ti devo niente. Semmai tu devi qualcosa a me. Sì, sì, capito. Sei tosta. Ok, ma non più di lui. Hai visto cosa può fare? Sta cercando te o qualcuno a te caro. Chiunque sia, è fortunato a essere ancora in vita. So quello che faccio e tu puoi aiutarmi a fermarlo. Devi solo rispondere a delle domande. Senti, mi dispiace. Quello che è successo è orribile. Ed è vero che mi hai salvato. Cosa vuoi sapere? Sono morto per inseguire quello stronzo a casa tua. Sai perché ti stesse cercando? Quel maniaco cercava mia madre. Non me. Non sono nessuno. Sono invisibile. Io e mia madre abbiamo fatto di tutto perché le cose restassero così. E
In che senso cercava tua madre? Cosa vuoi dire? Io e lei siamo uguali. Ma lei è riuscita a trasformare il suo dono in un lavoro rispettabile. Quindi, secondo me, era lei il bersaglio. Ma dov'è tua madre? È morta. Credo. Non è mai scomparsa senza dirmi niente prima, mai. Non so dove sia. Ma sono sicura che c'entra il killer della campana. Il fatto che sia venuto da me stanotte lo prova. Se l'ha uccisa, perché è tornato a casa sua? Non lo so. Senti, aspettarsi il peggio non aiuta nessuno. Perché non vivi più là? Per via di quelli come te, sempre a chiedermi aiuto. Per poter parlare un'ultima volta con i loro cari. Risolvere le loro beghe. Voglio bene a mia madre, ma non posso stare nello stesso posto troppo a lungo senza che mi trovino. Anch'io non stavo molto a casa da piccolo. So bene che è dura. Ok, ok. Cosa ci facevi nell'appartamento? Ci vivo, Sherlock. Beh, ci vivevo. Mia madre è scomparsa da qualche giorno. Non la vedo spesso, ma prima d'ora non era mai sparita. Così nel nulla. Un lavoro rispettabile? Già. Magari la conosci, stava aiutando la polizia a ricostruire il profilo del killer della campana, come medium. Scusa, non mi dice niente. Però ho trovato questo nella casa. Parla di un diario delle indagini. La calligrafia è la sua. Un diario. Se lavorava al caso, è probabile che vi abbia annotato tutto. Sarà alla centrale. Davvero? Hai già visto l'assassino prima di stanotte? Hai idea di chi sia? Voi sbirri siete così a corto di indizi che vuoi che io ti dica chi è l'assassino? Ora capisco perché vi serve aiuto. Non lo chiedo a tutti. Lo sto chiedendo alla testimone che ho appena salvato. Non sei al sicuro da sola. Qualcuno deve proteggerti. Noi troviamo le persone scomparse. Ho trovato te e posso aiutarti con tua madre. Il tuo problema è il mio problema ora. Non se ne parla. Non fraintendermi. Mi hai salvato la vita e te ne sono grata, ma i tuoi problemi sono i tuoi problemi. I miei sono i miei. Eccole. Buona fortuna. Ne avrai bisogno. E buona morte. Aspetta un minuto. Non andare. Fermati un secondo, dai. Siamo dalla stessa parte. Se tua madre è coinvolta, dobbiamo lavorare insieme. Lavorare insieme? E che pensi di fare? Sei morto! Sto meglio da sola, lasciami in pace! Però sa qualcosa. Non posso lasciarla andare. Ci deve essere un'altra via d'uscita. Torna qua! Già te ne vai, cara? Sì, mi dispiace. Torno presto, ma non mi aspetti, padre. Stai attenta là fuori.
Che strano. Ma che succede? Deve avere un ottimo odore. Profuma. Profuma di lei. E quindi ti sei messo a frugare nel suo armadio? No. La roba nell'armadio era troppo nuova. E poi se ne sarebbe accorta. Di solito aspettavo che buttasse via qualcosa. Sapevo essere paziente e osservare. Certe volte si guardava intorno, come se avvertisse la mia presenza. E se ti avesse beccato, che sarebbe successo? Ti sarebbe crollato il mondo addosso. E perché? In passato mi è sempre andata bene. L'avrei sistemata come ho sistemato le altre. Prima di passare alla prossima. Voltare pagina da queste parti è più difficile di quanto pensi. Attenzione, e ora? Dannazione. Allora, dove è andata? Vai alla stazione di polizia, prendi il mio diario e non tornare. Certo. Sta andando alla stazione di polizia per rubare quel diario. Se spera di farcela. Sapevi che sua madre lavorava per la polizia? Bene, non dirmelo. È ora di tornare alla centrale.